Che poi quali cazzo vuoi che siano le scene dei cinepanettoni? Vabbè, ma sì, ma chi se... Cioè, vabbè, ho capito... Dirà mamma mia come sto. Lo so che lui dice mamma E mia come nell'altro sto. film dirà mamma mia Mamma mia... come E gli sto. pestano il piede e dice mamma Ma mia è come mamma mia sto. come E gli sto. ruba la Mamma macchina, mia mamma come mia. sto. E va, e E sta mamma male, mia ha la, come fe... ha sto. la febbre, va da sua E quindi madre e gli dice mamma mamma mia mia come come sto. Intervista, puoi farla senza essere giornalista. Intervista, non sarà di destra o di sinistra. Intervista, perfetta per sfruttare un altro artista. È il caso nostro. Intervista, non serve trucco fonico, regista. Gli sarebbe un'intervista, mentre questa è un'intervista. Sempre, come sempre, quando abbiamo un ospite, attore, io presento l'ospite in un film. Sì. Faccio un discorso con tutti i titoli dei film messi in un discorso. Quelli che ha fatto, quindi lo farò anche oggi. Cioè, tu prendi tutti i titoli e sì. li mixi in un unico. Natale. Enzo Salvi! I Pumper! Grazie, ah, grazie che ci hai ospitato sui nostri social. Non sarebbe altro, lo sai, sono altruista. Intervista. Intergiavista. Mi confermi, Enzo, che tu la senti la musica? Sì. Ah, ok, okay noi beh. No. Però no. Penso che sia la sigla quella. Quindi hai sentito Luca che lo faceva. No, vabbè, in realtà la sigla c'era, era anche ma è diventato ventriloco ultimamente, perché io ci ho girato un bellissimo film dove lui era uno dei protagonisti. Stai parlando di Matrimonio al Sud. È qualcosa di meraviglioso, ragazzi. Cioè, ma già dal manifesto era un successo per Luca. Eccolo qua. Vabbè, eccezionale. Comunque io ci sono, no, io ci Andrea, sono sulla torta. Metti un attimo. Vedi? Eccolo! Quello secondo me il titolo era Funerale al Sud, perché manca lo sposo. Va bene. Com'è Boldi dal vivo? È bellissimo. È pieno di capelli anche. Intervista grande. E quante seghe ti fai un giorno? No, me le faccio fare. Ah, cioè hai abbandonato la pratica? No. Sì, no. Hai abbandonato la pratica? Ma arriva un'età in cui arriva un'età in cui finiscono le pippone. No, capisci, perché quando lo sai che se ti ci siedi sopra perde anche sensibilità, sembra che te la fa proprio qualcun altro. Assolutamente, infatti. Ho saputo che tu sei polsini più stretti, vero Luca? Sì, sì. Intervista. Intervista. Quindi faremo delle domande vere, ma con una piccola svista. Ma tu, in quanto gentiluomo, non dovrai farci notare che abbiamo sbagliato a farti la domanda e dovrai rispondere come se. Noi non sappiamo il retroscena che porta alla nascita di un tormentone, soltanto l'autore, soltanto il portatore può svelarne i segreti. Svelaci dove nasce Albania come sto. Mamma mia come sto? Albania. Albania. Alba mia, perché la mattina praticamente mi sono svegliato, sì. Sono andato al mare e ho fatto Alba mia, guarda come sto. Che ah, Alba mia, Alba mia, no, vabbè, la nostra era Albania. Albania, ho capito Albania, perché c'è un ritorno. Sì, c'è un ritorno all'Albania ultimamente. L'Albania è dall'altra parte chiaramente del Tirreno. E poi ho ammirato l'Alba mia, perché era mia, perché ero quindi un'Alba tua, Alba mia dall'Albania, è un capolavoro assoluto, abbiamo tirato fuori dalla poesia, tra Madonna, l'altro. Madonna, vedi che quando sembra una roba frivola, nata così per caso, in realtà c'è un pensiero dietro. Tra l'altro, quanto doveva essere limpido per vedere l'Albania da Ostia, cioè è incredibile. Incredibile. Da romanista, ovviamente, è finita da un po' di tempo un'era, perché per più di 20 anni voi avete avuto un simbolo, un'immagine della vostra squadra che ormai ha lasciato il calcio, quindi non è più nella squadra. Da romanista, come stai vivendo l'epoca post Panucci? La mia, come dire, la mia voglia, il mio entusiasmo di seguire la Roma è un po', come dire, un po' smorzato, ma robetta, capito? Vi sentite tutti orfani di Panucci? Sì, sì. Assolutamente sì, molto orfani. C'è solo un capitano, c'è solo un capitano. Eh sì, Panucci. Eh sì. Panucci. I momenti più belli dei cinepanettoni con delle sue scene, ovviamente, sì. Di Enzo.
Che poi quali cazzo vuoi che siano le scene dei, dei cinepanettoni? Vabbè, ma sì, ma chi sei? Cioè, vabbè, ho capito. Dirà che... mamma mia come sto. Lo so che lui dice mamma mia come sto. E nell'altro film dirà mamma mia come sto. E gli pestano il piede e dice mamma mia come sto. E gli ruba la macchina, mamma mia come sto. E sta male, ha la febbre, va da sua madre e gli dice mamma mia come sto. E quindi che cazzo? Cioè, vabbè, però vabbè, non è che puoi... Non capisce neanche i giochi, figurati se fa mamma mia, sono solo... Dice sempre la stessa cazzo di frase. Che è la versatilità tua, allora, che ci lascia basiti. Io non ho parole per ringraziarvi, mi avete fatto emozionare. Poi tutti questi tormentori tutti insieme, nemmeno me li ricordavo. No, ma infatti è il tuo modo di passare da una roba che esalta le tue qualità pazzesche. Salti da un personaggio all'altro, sei un po' il Jared Leto italiano. Azzimretmi. Quindi hai preparato uno o due risposte alle quali noi dobbiamo trovare le domande? Sì. Vai, proviamo con la prima. Pappagalli. Cosa usi per andare in bagno? Lo sapevi però, vabbè. Me l'avevi già confidato. Con un vestito d'argento proprio. Okay. Perché ricordiamo che Enzo è un grande amante degli animali, in primis. Ho tre pappagalli e tre cani a casa. E i Daisy Pampers, eccolo qua. Madonna, che bellezza. L'ho sentito parlare, ma pensi che Luca possa andare a lezioni da lui di dizione? Io penso che farebbe bella figura, Luca. Sì. Ma guarda che però bello. Date una pettinata, sennò lo scambiamo in caga tua. Abbiamo una piccola sound machine dove durante l'intervista magari mettiamo dei suonini, eccetera. Noi ti abbiamo come suono quando c'è un ospite che non si capisce che cazzo dice. Non ho proprio che capito che hai detto! Se non ci chiedi soldi ti teniamo. Una cosa che ti è scoppiata in mano artisticamente a cui non avresti dato un euro e invece anche una roba su cui c'era un sacco di aspettative e dici minchia non è andata come volevo. Guarda, vabbè, la prima è scontata, sembra essere un po' ripetitiva, è stato del cipolla perché... Che poi il cipolla è nato veramente per un'intuizione, una botta di culo perché stavo alla stazione aspettando mia moglie. Mi sono sentito bussare su una spalla, mi giro e c'era questo, ah che c'hai, lo spisci per treno. Io ho preso e gli ho dato 100 lire. Poi mi allontano, sento un'altra volta toccarmi le spalle, mi rigiro, c'era questo, ma oh scusa lei, non lo so che ti ho chiesto, ma che ci avessi in altre 100 lire per treno? Parlo dell'86. Vabbè, insomma, dopo le 400 lire che gli avevo dato, mi giro, ho fatto scusa, no? Ma ti ho dato 400 lire, ma se posso sapere quanto costa sto biglietto per il treno? Vi giuro su Dio, questo mi guarda e mi fa, ma qual è il biglietto? Io il treno lo voglio comprare! E lì... mi è scattato il cipolla, ragazzi. No, devo essere sincero, cioè, c'è uno spettacolo che a me e Mariano l'abbiamo fatto nonostante non ci è mai piaciuto, che era La vita snella all'Olimpico, e non è andato come tutte le come gli altri spettacoli. Considera che venivo da un successo strepitoso del 2001 che era Fiumi di Folgore, che abbiamo fatto all'Olimpico nell'occasione che la Roma ha vinto i mondiali, lo scudetto. Quella sera sul palco c'era Totti e Carlo Verdone. Madonna. E c'era un terreno indifferente con i giocatori della Roma, c'era la Ferrini, c'era tutti e di più. E alla fine è lì dove è arrivato in elicottero Panucci, giusto? Bravo. E quel mio spettacolo lo fece a dicembre e poi a giugno abbiamo vinto lo scudetto. Madonna, ma quanta gente c'era? Vabbè, a Circo Massimo non... era tutta Roma. Tu considera che poi ci siamo spostati con Totti da Consolini a un ristorante famoso che sta a Roma a Testaccio, ci siamo affacciati, sotto c'era il mondo, ci sono le foto dove eravamo io, Totti e altri amici, compreso il papà che è recentemente scomparso, che ricordo, Enzo Totti, e sotto c'era proprio un boato. Francesco mi fa, ma come faccio a farli zazziti? Io ho preso il megafono e ho fatto la gamba, ho fatto un po' di cipolla, tutti a ridere, e poi Francesco ha preso il megafono e ha urlato, oh ma ha vinto! E è stata la poterosa. Adesso esce la serie su Totti. Si chiama Panucci. Si chiama Panucci, bella questa. Alla fine di ogni intervista dobbiamo fare raccogliere un minuto che poi noi spilloleremo su TikTok, su Instagram, eccetera. Abbiamo pensato per te a una cosa che ci piaceva. Ti viene richiesto spesso di fare il tuo tormentone e non so se hai notato che noi questa sera in realtà non te l'abbiamo mai chiesto. Ma comunque non è che non ti chiediamo proprio niente. Praticamente noi ti chiediamo di dire quella un frase. Un minuto di mamma mia come sto, ma detto in maniera normale, come lo direbbe una persona normale, in diverse emozioni che ci suggerirà la chat. 50 sfumature di mamma mia come sto. Eccitato. Mamma mia come sto. Triste. Mamma mia come sto.
calmo. Mamma mia, come sto. Paura. Mamma mia, come sto. Quando la Roma perde. Sto. Col Covid. Post sbronza. Che ti scappa da pisciare. Mamma mia, come sto. Questo è difficile. Fuorviante. Mamma mia, come sto. E la finiamo qua. È il minuto epico. Grazie, portato a casa egregiamente.